Siamo a Villanova di Cepagatti, davanti ai cancelli dello stabilimento del gruppo Riello, azienda che produce caldaie, che da qualche settimana ormai è entrata a far parte di quella che è una delle vertenze aperte in Abruzzo e che riguarda una riorganizzazione del piano aziendale, appunto, del gruppo Riello, che prevede la chiusura di questo stabilimento con il conseguente licenziamento di 71 lavoratori e il trasferimento di altri 19 dipendenti negli stabilimenti veneti di Legnago e Volpago e in quello lombardo di Lecco. Questa mattina c'è stato un tavolo, un incontro presso la Confindustria di Chieti Pescara in via Raiale tra l'azienda e i sindacati, e da questo tavolo è emerso un nulla di fatto sostanzialmente con i sindacati. Alessandra Tersigni, segretaria della FIOM CGL di Pescara, e Riccardo Nunziato della UIL UILM di Chieti Pescara, che hanno detto basta adesso con le promesse, è il momento di fare fatti concreti, rivolgendosi sostanzialmente alla politica in attesa della convocazione del tavolo del MISE. Non ci sono novità, abbiamo un po' replicato il tavolo regionale, l'azienda ha ribadito la sua posizione e noi abbiamo riconfermato la nostra ferma contrarietà a quello che l'azienda sta facendo e abbiamo chiesto ripetutamente il ritiro della procedura. Diciamo che ancora oggi c'è stato un muro contro muro come quello del tavolo regionale. In più l'azienda ci ha invitato a valutare altre strade, ma noi non vediamo altre strade, perché se c'è una procedura che ormai è quasi arrivata a metà e conosciamo benissimo quali sono le norme e quindi le possibilità che abbiamo, che non ci sono altre possibilità se non rifiutare i licenziamenti sul tavolo, chiedere il ritiro della procedura e nessuna trattativa, perché noi non firmiamo licenziamenti, non chiudiamo aziende, le aziende devono restare in vita in questo territorio e quindi andiamo avanti per la nostra strada aspettando il MISE. Ormai ci hanno promesso tutti quanti questo tavolo e ancora non ci arriva nessun tipo di segnale dalle nostri indirizzi PEC, e siamo in attesa tutti i giorni di ricevere, e mi sembra un tempo insopportabile questo, perché oramai veramente siamo a metà procedura quasi. Che tempistica si prevede adesso? Per il tavolo del MISE, a parte il fatto che ci hanno promesso tutti, che stanno sollecitando dai vertici regionali politici, e adesso avremo anche Orlando qui sul territorio, lo andremo a incontrare, c'è in piedi la lettera di Marsilio verso Giorgetti, quindi diciamo, a parte questi segnali qui, noi non abbiamo nessun tipo di risposta ancora e ci sembra veramente molto grave. Domani è simbolica la manifestazione, nel senso che noi saremo tutti compatti portando anche e invitando i cittadini, la collettività, perché abbiamo detto che la vertenza dell'Ariello è la vertenza di tutti i pescaresi che devono difendere il loro territorio, e in più avremo la forza appunto di altre persone allargate in modo collettivo per chiedere alla politica che basta con le promesse, ma adesso vogliamo fatti concreti e abbiamo bisogno di risposte sia dal governo e sia il supporto appunto del territorio per avere questo benedetto tavolo. È chiaro che noi porteremo l'avvertenza in tutti i tavoli importanti, ecco perché stiamo aspettando che il MISE ci dia una risposta per incontrarci. Naturalmente sarà lì, poi voglio dire, da lì cominceranno le vere trattative, le varie responsabilità che tutti dovranno prendersi, in primis l'azienda, di ribadire al tavolo la chiusura del sito di Pescara, che noi giustamente cercheremo in tutti i modi di non far sì che ciò accada. Era arrivata veramente come un fulmine a ciel sereno, perché nell'anno anche del bonus 110% caldaie che si cambiano, insomma, si insegue anche questa transizione verde, i progetti che avete in piedi sono più che mai fondamentali, quindi è una cosa ancor più inaspettata da questo punto di vista. Sì, infatti non c'è stato nessun tipo di allarme da parte nostra, in quanto, voglio dire, le cose andavano benissimo in azienda, la produzione andava a gonfie vele, l'80% in più rispetto all'80% già fatto del 2020, quindi non c'erano i preavvisi per poter mettersi sul chi va là. È stato un fulmine a ciel sereno che l'azienda il primo settembre ci ha detto e ci ha ribadito praticamente che avrebbe chiuso il sito di Pescara, ripeto, sempre e solo ed esclusivamente per una questione di costo del lavoro. Nel frattempo la vertenza va avanti, ma anche la battaglia per i diritti dei lavoratori va avanti. Domani a partire dalle ore 17 in piazza Salotto a Pescara è previsto un presidio dei lavoratori, dei sindacati, dell'Ariello, per cercare di coinvolgere la città
cittadinanza su questa tematica importante che comporterà inevitabilmente, con la chiusura dello stabilimento di Pescara, un depauperamento di tutto il territorio pescarese, sia a livello sociale, economico, ma anche ovviamente occupazionale. Poi lunedì 27 settembre a Lanciano è previsto un incontro con il ministro Orlando, che accoglierà le due delegazioni dell'Ariello ma anche della Brioni, altra vertenza abruzzese in piedi in questo momento. Il tavolo tecnico di Confindustria invece si riunirà di nuovo martedì 12 ottobre, e intanto in tutto ciò c'è la preoccupazione dei lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro o di vedersi completamente stravolta la propria vita. Ennio La Torre è uno dei 19 dipendenti dell'Ariello, di proprietà del carrier, che è destinato al trasferimento secondo questo piano di riorganizzazione aziendale di cui si sta discutendo. Insomma, quanto vi stravolgerà la vita questa notizia se non sarà bloccato questo trasferimento dei 19 e il licenziamento dei 71? Nel mio caso particolare tantissimo, perché ho radici su questo territorio. Per quello che riguarda la famiglia, sono sicuramente una bella differenza, perché trasferirsi a Lecco è un onere notevole, e quindi poi non so fino a che punto potrei sostenere completamente la mia famiglia, come ho fatto per 30 anni di lavoro, da 10 con Riello e prima con altre aziende. Sicuramente è una scelta molto difficile, che non so sinceramente adesso se quale scelta fare. Quando si dovrebbe concretizzare effettivamente questo trasferimento? Perché prima a microfoni spenti parlavamo di una data che era giugno del 2022. Nel frattempo? Nel frattempo continuiamo a sviluppare prodotti, tecnologie, come abbiamo fatto ormai da 11 anni a questa parte, che ha reso il nostro prodotto scritto nella procedura come il prodotto di punta dell'azienda. Il rammarico più grande forse è proprio quello, al di là delle condizioni personali economiche, diciamo così, ma il rammarico è più grande è appunto quello, che con le nostre idee, con i nostri sforzi, con la forza dei lavoratori di produzione, abbiamo creato questo prodotto che sta avendo successo nel Nord America, che appunto l'azienda definisce come il prodotto di punta. E lo perdiamo a vantaggio di altri siti e soprattutto di delocalizzazione vera e propria, e questo è il rammarico più grande. Quanto le manca la pensione? Diciamo che sono anche uno fortunato, perché ho sempre lavorato e quindi mi ritrovo con 33-34 anni di contribuzione piena, però comunque mi mancherebbero 12-13 anni, ed è impensabile avere un ponte che mi può legare direttamente alla pensione. Non vedo quali potrebbero essere poi i miei ricollocamenti nel mondo lavorativo al di fuori di questa azienda, sia per l'età sia perché comunque il nostro territorio sta deperendo sempre di più con tutte queste aziende che tendono a delocalizzare. Andrea Taranto invece fa parte dei 71, quelli ai quali è stato comunicato il licenziamento. Quanti anni lavora per l'Ariello? 25 anni. Sono entrato nella vecchia azienda a ottobre 96. Chiaro che mi sento parte dell'azienda, sono nato qui, cioè lavorativamente parlando io non ho... Fino all'altro giorno non avevo nessun curriculum da mostrare, nel senso avevo sempre lavorato per la stessa azienda, quindi sono cresciuto all'interno dell'azienda con i vari passaggi insomma di proprietà, però sono stato uno di quelli, oltre ad altri ragazzi che stanno oggi qui con me, insomma, che hanno lavorato per tantissimi anni. Ho una famiglia, quindi tutti i problemi che ne derivano adesso da questa situazione, non è che mi faccio abbattere, però è chiaro che un po' di preoccupazione ce l'hai, perché il territorio è quello che è, non è che c'è un tessuto industriale che ti offre possibilità, quindi un po' di preoccupazione c'è.